Si chiama Garanzia Giovani, con un investimento complessivo di 111 milioni di euro e destinato a 49.000 ragazzi tra i 15 e i 30 anni disoccupati. Il progetto nazionale per ciò che attiene la Calabria partirà tra 45 giorni. A presentarlo nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Alemanni, l'assessore regionale al lavoro Carlo Guccione. Recuperiamo un ritardo di molti mesi, siamo l'ultima regione, gli ultimi dati che abbiamo in possesso, anche la Sicilia che era tra di noi, fa nemmeno di coda, ha ripreso le attività, 111 milioni tra risorse comunitarie e tra risorse nazionali e regionali, l'opportunità per 46.000 giovani calabresi da 18 a 29 anni per fare un tirocinio, per essere accompagnati alla qualifica, per essere accompagnati a un lavoro. Lo faremo d'intesa anche col sistema universitario calabrese. Entusiasta della misura anche Mario Oliverio, che ha affiancato Carlo Guccione nella conferenza stampa. Ci rappresenta un'opportunità che noi dobbiamo cogliere, finora purtroppo non abbiamo colto a sufficienza come Calabria, tant'è che la Calabria è stato rilevato nelle settimane scorse, è stata la regione che meno di tutti ha utilizzato questa opportunità. Noi abbiamo messo a punto una strategia con il nuovo assessore, con l'assessore Guccione, perché riteniamo di dover utilizzare pienamente queste risorse, la strategia di comunicazione, di informazione e anche di accompagnamento dei giovani appunto alla utilizzazione di queste risorse.